Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PanioTube. E oggi ragazzi siamo qui su Evil Nun perché proveremo a fare delle cose. In particolare prenderemo la torcia e bruceremo alcune cose all'interno della scuola. Vi invito comunque ragazzi a guardare tutto quanto il video perché sarà qualcosa davvero di divertente, fidatevi. Questo video apparterrà alla serie degli esperimenti e troll su Evil Nun. Vi lascio comunque qui sopra fra le schede la playlist di tutta la serie, così se siete curiosi potete andare a vedere anche gli altri episodi che ho fatto. Spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva per non perdervi altri video di questo genere. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parola segreta che comparirà durante il video. Quindi io direi di cominciare subito e ci muoviamo dentro questa bellissima scuola. Guardate qua com'è bella, proprio lussuosa ragazzi, altro che hotel 5 stelle. Un bel letto comodo, materasso molto comodo, ve lo consiglio, dai. Comunque adesso andiamo qua, c'è la suora qui. Uè, buonasera suora, che non c'è, quindi niente, suora, mi ritiro il buonasera perché non ci sei. Prendiamo qui adesso il nostro oggetto, quello che ci servirà per fare tutto quanto l'episodio, il video, questa bella torcia. Perché ragazzi, con il nuovo aggiornamento noi con la torcia, ovviamente infuocata, possiamo bruciare alcune cose, tipo i mobili, i quadri, le porte. Adesso vi farò vedere, anche la suora stessa può essere bruciata e ve lo farò vedere in questo video. Ok, la torcia è bella a fuoco, quindi adesso come prima cosa, vabbè, bruciamo questo quadro, va? Per bruciarlo, boh, lanciamo la torcia addosso al quadro e guardate qua, sta diventando tutto quanto nero. Che sta bruciando anche qualcos'altro. Uè, buonasera suora. Vabbè, ma suora, ma pure te che ci vai addosso al fuoco, ma veramente, ma ce la fai? Vabbè, dai, dopo vi farò vedere delle cose belle. Anzi, vi do già un piccolo annuncio. Sto già preparando il prossimo troll da fare su Evil Nun e sarà fatto con la torcia. Toh, vi faccio vedere anche qua il mobile. Toh, adesso proviamo a bruciare questo mobile. Toh, prende fuoco il mobile? No, non l'ho lanciata bene la torcia, mannaggia. È la suora puntualmente. Suora, ma veramente, ma sei attratta dal fuoco? Ah, no, no, sta bruciando, sta bruciando. Sta bruciando un po' tutto, ma non il mobile. Perfetto, era proprio la cosa che cercavo. Allora, cerchiamo di prendere questa torcia senza bruciarci, va? Adesso torcia, tu devi cadere dentro il mobile, va? Adesso vediamo se prende fuoco. Eh no, non prende fuoco. Sì, sta prendendo fuoco, guardate qua il mobile come brucia, brucia il mobile, brucia. Poi se vogliamo spegnere le fiamme, cosa che non faremo, si può prendere l'estintore e spegnere tutto. Non faremo tutto quanto perché l'episodio consiste proprio nel bruciare. Ah, comunque ragazzi, vi faccio poi vedere alcune chicche durante il video, perché hanno modificato anche alcuni oggetti all'interno del video, ad esempio le dinamite. Dopo vi farò vedere una cosa divertente che si può fare con la dinamite. Allora, riportiamo qui adesso la torcia, che dobbiamo farla ribruciare. Ok, la torcia sta bruciando, perfetto. E adesso andiamo a bruciare un bel mobilone bello grosso. Siete pronti, eh? Siete pronti? Ok, andiamo qua, andiamo, andiamo, andiamo. E il mobile qui io sto facendo riferimento è questo, guardate qua. Questa bella libreria. Che dite, secondo voi si può bruciare tutta quanta? Proviamoci, dai, proviamoci, dai. Le fiamme, dai. Prendere a fuoco tutto quanto. No, guardate. Ragazzi, sta prendendo fuoco tutto. Cioè, cos'è sta roba? Tutta quanta la parete sta bruciando. Ma è bellissimo. No, vabbè, troppo bello. A me piace troppo questa nuova cosa della torcia. Poi il fatto che posso bruciare finalmente la suora e posso riprendermi la mia rivincita contro tutte quelle martellate che lei mi ha fatto, eh? Posso prendermi la mia rivincita. Ok, riprendiamo quella torcia, tanto qui ha smesso di bruciare. Per raccogliere la torcia, ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione perché potremmo bruciarci anche noi. E se ci bruciamo è come se fossimo colpiti dalla suora. Quindi evitiamo di farci prendere. Allora, facciamo una cosa, va? Uè, buonasera suora, lasciamo di nuovo la torcia qui sopra, va? Eh no, vabbè, vabbè, tanto mo ci pensa la suora a raggiungere la torcia. Mi voglio già godere la scena. Toh, chiudiamo la porta. Ho pure chiuso la porta davanti alla faccia della suora mentre bruciava. Che poi, oh, brucia ma rimane integra, vabbè. Allora, facciamo una cosa, va? Andiamo adesso a prendere il cavo elettrico e ripristiniamo la corrente. Così possiamo muoverci nelle altre parti della scuola. Quindi andiamo di qua e andiamo come sempre in cucina. Il cavo elettrico si trova sempre in cucina, sempre. Allora, apriamo qua. Apriamo qui. No, vabbè, ma non lo azzecco mai sto cassetto. Perché non azzecco mai il cassetto del cavo elettrico? Mannaggia. Ok, aspettate, va. Vediamo prima se qua. Ok, sì, sì, perfetto, perfetto. Ho dovuto vedere soltanto una piccola cosa. Andiamo qua. Ripristiniamo la corrente.
E andiamoci a prendere il nostro caro oggetto che ci serve per togliere le assi, va? Il nostro caro piede di porco. Uè, buonasera. Allora, andiamo di qua, scendiamo di sotto con il trucchetto. E ok, adesso andiamo a togliere le assi di legno. Perché adesso andremo a bruciare l'altra suora. Ah no, però aspettate. Se prima non premo questo interruttore, non vado da nessuna parte. Ok, ok. Adesso andiamo di qua e andiamo a liberare le assi di legno che stanno lì sotto. Quale dietro il bagno? A proposito, già che ci sono, voglio provare a vedere se qua, all'interno di questo cortile, posso bruciare qualcosa. Ok, allora, togliamo qua, togliamo sto chiodo e togliamo quest'altro chiodo. Ok, lasciamo qua piede di porco. Anzi, sapete che faccio? Vado già a provare a bruciare la suora buona perché ho sentito che è arrivata. Quindi adesso che è arrivata possiamo già fare le cose senza dover poi aspettare, prendere numeri di telefono. Facciamo prima, va? Sempre se ce la facciamo con i tempi, perché ho paura di non farcela. Ok, prendiamo qua la torcia che è caduta, quindi si è spenta dal fuoco. Lanciamola. E vabbè, oh torcia, prendi fuoco. Ma che è sta torcia oggi? Ok, perfetto. Raccogliamo sta torcia bollente, bruciante. E andiamo adesso sotto nella lavanderia. Andiamo, andiamo, andiamo. Sperando che la suora buona non se ne sia già andata via. Quindi andiamo di qua, andiamo lungo questo bagno e ce ne andiamo nelle fognature. Ok, apriamo sta porta. Ogni volta devo fare sto giro. No, ma perché non apriva la porta? Ma com'è successo sta cosa? Cos'è successo? No, vabbè, dai, ma non vale così. Un mega file all'interno di questo video non poteva mancare, non poteva mancare. Allora, vabbè, dai, facciamo le cose come si devono. Ma perché non mi faceva aprire la porta, dico io? Adesso vado a controllare e vediamo perché la porta non si apriva, va? No! Ok, perfetto. Stava bruciando, ecco perché non si apriva. Mi sono avvicinato troppo con la torcia e stava bruciando. Vabbè, dai, non importa. Speriamo che la suora buona ci sia già. Altrimenti proviamo a dar fuoco a qualcos'altro, va? Quindi apriamo questa fognatura. Apri e scendiamo sotto. Ok, ok. Ma se io lasciassi tipo la torcia in mezzo all'acqua? No, vabbè, non ci provo. Che questo gioco è capace che prenda fuoco anche l'acqua. Adesso, perché non mi apre la fognatura? Perché coso non apre le fognature? Mi sa che ho bruciato la fognatura, ragazzi. Quindi niente, proviamo a far cadere. No, niente, ragazzi, la fognatura è bruciata, quindi non si apre. Non so perché non vuole aprirsi. Vabbè, non importa, dai. Allora, andiamo di qua. Andiamo a riaccendere il fuoco. Poi, oh, in qualche modo si scende lì sotto. Uè, suora, buonasera. Allora, ti sei abbrustolita per bene? Ma che, si è bloccata lì? Si è bloccata suora. Ah no no, si sta muovendo. Ragazzi, proviamo a fare una cosa bella, va? Proviamo a vedere se è possibile bruciare il trampolino, già che ci siamo, dai. Come sempre, quindi lasciamo qui la torcia e raccogliamola senza bruciarci. Mannaggia, qui ogni volta prendere sta torcia è sempre un problema. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta e andiamo a bruciare il trampolino. Vediamo se si può fare, va? Qui possiamo lanciare la torcia, perfetto. Fai cadere. Vediamo se prende fuoco, dai, proviamo. No! Ragazzi, sta prendendo fuoco! Guardate come brucia il trampolino! Ma almeno potrò utilizzarlo dopo, così. Me lo chiedo come domanda, va? Mi porgo questa domanda. Proviamo. Tanto qua ha finito di bruciare, di già. Oh. Qui si spengono subito le cose. No, ragazzi, si può saltare tranquillamente su un trampolino bruciato. Bellissima sta cosa, troppo troppo bella. E niente ragazzi, adesso proviamo a vedere qui fuori, adesso nel cortile, se possiamo bruciare qualcosa. Vabbè, qua i tavoli sicuramente si bruceranno, quindi vabbè, inutile far la prova. Vediamo qui, all'interno qui del nostro mausoleo, se possiamo bruciare qualcosa. Apri la porta. Qui. Allontaniamoci prima che tutto quanto prenda fuoco. Sì ragazzi, sta bruciando. Sto bruciando anche qui dentro. Guardate qua le belle fiamme. Vabbè, però soltanto la cassaforte sta bruciando, quindi non vale così, non vale. E adesso ragazzi andiamo a fare una bella cosa. Andremo a bruciare la suora buona. Però dobbiamo arrivarci in qualche modo da sta suora buona. Purtroppo non possiamo più passare dalle fognature, perché le fognature, come abbiamo visto, si sono bruciate. Non so perché un oggetto quando viene bruciato non si può più usare, quindi dobbiamo fare aprire questa porta. Allora, innanzitutto dobbiamo chiamare la suora e farla venire, quindi ci serve il numero di telefono, sennò va a finire che siamo lì minuti ad aspettare e non arriva mai. Allora, per trovare la scheda telefonica, mi sembra che sia di sopra, quindi andiamo di sopra. Allora, non è... Eccola qui, trovata, trovata. Questo, già che ci siamo, lo facciamo già cadere, va?
subito lì. Subito lì dentro. Prendiamo qui la scheda telefonica e andiamo a chiamare la lavanderia. Così arriva il furgone. Ma mannaggia, è già arrivato forse. Vabbè, noi chiamiamo qua. Vediamo se succede qualcosa. Adesso prendiamo la nostra torcia, però dobbiamo prima bruciarla. Adesso l'unico modo per poter andare nella lavanderia è questo, ossia sperare che la suora apri sta porta in qualche modo. Speriamo, suora, vieni ad aprire la porta. Dove si trova mo la suora? Dove sei? Eccola qui. Bellissimo. Quindi prendiamo la torcia e andiamo adesso dalla suora, buona. Sta dormendo. No! No, ragazzi, sta bruciando la porta, no. A questo punto posso bruciare mo sta porta della lavanderia. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, si è aperta la porta. E adesso possiamo bruciare la suora. Vai, suora! No, volevo provare a bruciare i vestiti. Proviamo a vedere se si brucia il furgone, vediamo. No, il furgone non brucia, non prende fuoco. No, peccato che se n'è andata via perché volevo provare a bruciare i vestiti. Peccato, peccato. No, vabbè, non importa, non importa, ragazzi. Adesso, ragazzi, torniamo sopra perché voglio farvi vedere un'ultima cosa. Adesso, ragazzi, con la dinamite si può fare qualcosina in più, qualcosa di divertente. Adesso vi mostrerò tutto quanto. Per prima cosa, dobbiamo andare a prendere la Bibbia. Senza Bibbia non possiamo accedere alla dinamite. Quindi prendiamo qua la Bibbia e portiamola sul piedistallo. Speriamo solo che si apra adesso il passaggio per la dinamite. No, perché l'ho bruciato, quindi non vorrei che adesso qua rimanga tutto bloccato. Guardate qua com'è nera sta cosa, sta libreria. Ok, adesso dovrebbe aprirsi da qualche parte. Eccola qui. Guardate qua, ragazzi, la nuova dinamite. Adesso si trova qui all'interno di questo contenitore e possiamo prenderne quante ne vogliamo. Guardate qua. Cioè, non c'è un limite. Guardate qua quante dinamite che ci sono, bellissima. Ok, ragazzi, adesso con questa dinamite noi la portiamo di qua. Toh, va bene anche qui, va. La mettiamo sopra sto tavolo e vi faccio vedere una cosa bellissima, una cosa molto divertente. Prendiamo altra dinamite e riportiamola sul tavolo. Ok, no, è caduta. Oh, suora, è mia. Non venire a prendere la mia dinamite. Ok, lasciamola qui sopra. Perfetto, andiamo di qua. Prendiamo tutta questa dinamite qua e la portiamo sopra il tavolo. E adesso scoprirete il perché. Suora, però non farvi cadere la dinamite dal tavolo, che sto mettendo con tanta cura qui sopra. Tu vieni e me la fai cadere, mannaggia a te. Allora, riprendiamola e rimettiamola qui sopra, va. Non mi buttare le mie cose, eh. Prendiamo qua l'ultimo pezzo e la mettiamo qui sopra. Toh, così dovrebbero bastare, spero. Speriamo, dai, proviamoci. Adesso andiamo a prendere la nostra cara torcia, che non mi ricordo dove l'ho lasciata. Mannaggia, dove si trova mo la torcia? Dove l'ho messa? Eccola qua. Per un attimo pensavo di averla lasciata chissà dove. Adesso andiamo ad accendere questo con il fuoco, come sempre. Ok, perfetto. E prepariamoci, ragazzi. Raccogliamo la torcia e prepariamoci al gran botto. Perché, ragazzi, adesso la dinamite esploderà con il fuoco. Ed è veramente una cosa davvero bella da vedere in questo gioco. L'unica cosa, devo fare molta attenzione perché potrei rimanere coinvolto nell'esplosione. Vediamo. Guardate qua che bello! Cioè, sta bruciando tutto! Cioè, con questa esplosione il tavolo è rimasto intero. Avete visto che bello? Adesso riprendiamo qua di nuovo la torcia e voglio provare a fare una cosa. Voglio vedere se qua il vano dinamite scoppia. Visto che ci sono tutte queste dinamite, dovrebbe scoppiare, no? Quindi lasciamo qui sopra. No, non scoppia, mannaggia. Oppure sì, se io invece provo a prendere. Suora, ma cosa ti metti qui davanti? No, avevo la dinamite in mano ed è scoppiata. Vabbè, dai, ragazzi, io direi a questo punto di finire qua il video. Credo che per ora sia abbastanza. Poi proverò a vedere altre cose belle da far bruciare, da non far bruciare. E niente, ragazzi, comunque, prima di concludere, saluto chi ha indovinato la parola segreta del video precedente. Ok, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qui sotto un bellissimo like. Condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video.
E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!